Questo è il mese di San Valentino e quindi oggi parliamo d'amore. Benvenuti nel consueto appuntamento con il tag mensile, come dicevo, a tema amore. Sono andata a cercarmi questa volta su Wattpad, ebbene sì, anch'io sono su Wattpad, però non vi dirò mai come vi chiamo. In questo caso mi è stato molto utile per trovare Vodka Larry, che ha creato sul suo profilo di Wattpad tutti questi tag meravigliosi, tra cui il Lovely Tag. Questo tag appunto è incentrato sulle cose, anzi le persone principalmente, che mi piacciono di più. Io cercherò di valutare sia il fattore estetico che ovviamente un fattore intellettuale e di gusti personali. Il vostro Lovely letterario, autori o autrici che con le loro qualità vi fanno battere il cuore attraverso i loro romanzi. Qua a livello estetico non saprei. Tra i miei autori preferiti ci sono Stefano Benni, Lois Lowry, J.K. Rowling. Vorrei dire che è una delle mie preferite, ma ammetto che ho letto veramente solo la saga di Harry Potter, che ho adorato, che rileggo volentieri sempre. Gli altri romanzi non li ho apprezzati tanto, quindi io non posso definire J.K. Rowling come una delle mie autrici preferite. Susan Collins, tutto sommato Stephanie Meyer, potrei dire che è una delle autrici che preferisco perché ho letto anche The Host, che mi è piaciuto veramente tanto, oltre ad aver apprezzato tanto il film. Più o meno sono loro. Ah, ecco, un'altra autrice preferita è Silvana Gandolfi. Il vostro Lovely sportivo, personaggi legati al mondo dello sport, che siano ancora in attività o in vita, non importa, basta che siano riusciti a farvi sognare con le loro imprese. Qua devo nominare dei ballerini, questo lo sapete, e devo nominarvi sicuramente Micaela De Prins, di cui ho letto anche la biografia romanzata, che mi è piaciuta da morire, Carla Fracci, potrei dire Roberto Bolle, però mi è un po' scaduto ultimamente, con tutta questa storia della televisione, boh. Come personaggio mi è un po' scaduto, a livello estetico niente da dire. Misty Copeland! Tanta roba, cioè sia come esteticamente, sia proprio come ballerina. A livello sportivo per il resto, I don't know. Io ho adorato a livello estetico la squadra di pallavolo italiana, alle ultime Olimpiadi. Adoro le farfalle della ginnastica ritmica, io le guardo sempre con la bava alla bocca. Di ginnaste ammetto che ultimamente mi piace molto seguire Desirée Carofiglio. Mi piace come interpreta i suoi corpi liberi, in particolare che è la parte che interessa a me. In generale la trovo molto forte nella ginnastica artistica e quando seguo le gare la cerco sempre in un certo senso. Il vostro Lovely cinematografico, attori o attrici che si sono guadagnati un posto d'onore nella vostra top 10 cinematografica. Allora, attori e attrici, io non posso che nominare Emma Watson e Tom Felton, che io adoro dai tempi di Harry Potter e che ho seguito assiduamente in tutte le loro produzioni. Oltre al fatto che Tom Felton io ancora lo seguo su Instagram e sbavo ogni volta che lo vedo. A livello attoriale, Johnny Depp, lasciando stare tutto il discorso burocratico che sta affrontando quel povero Cristo, Meryl Streep mi piace moltissimo. Ah, e poi un altro attore che adoro è Hugh Jackman, anche a livello estetico, questo lo ammetto. Il vostro Lovely musicale, il cantante, la cantante, il gruppo, il cantautore o cantautrice che vi fa sognare con la loro musica. Anche qui c'è una vastissima gamba. Allora, a me piace attualmente che è rimasto nella mia top 10 Ed Sheeran, Katy Perry, che però mi sta un po' scadendo, lo ammetto, Pink, mi sto appassionando tantissimo alle Blackpink, Emanuela Loia, ultimamente mi piace molto, i Pinguini Tattici Nucleari, Beyoncé è un po' anche il mio idolo a livello vocale, infatti un giorno io troverò la formula magica per avere la sua voce. Il vostro Lovely Serial TV, gli attori che hanno fatto battere il vostro cuore a livello ovviamente di serie TV. Qua è più difficile. Ho visto troppe poche serie TV. Jean-Luc Bilodeau. Grazie a Once Upon a Time ho iniziato ad amare tantissimo Robert Carlyle, infatti ho intenzione di recuperarmi altri suoi film e Lana Parrilla. Anche Emily de Ravin. Amavo Naya Rivera. A livello telefilmico, ripeto, io guardo talmente poche serie TV che boh, cioè, non saprei che altri nominarvi. Il vostro Lovely YouTubers, gli YouTubers che vi hanno fatto innamorare. Allora, vi devo nominare assolutamente gli Space Valley, ma solo per il fatto che da quando li ho scoperti c'è stata una rotazione di crush. Adesso no. Beh, Wilwush, pazzesco. Cioè, finché non si è scoperto che è omosessuale, francamente un pensierino ce l'avrei fatto. Il vostro Lovely televisivo, i personaggi della TV italiana che non vi stancate mai di seguire. Io non guardo la TV
TV. Però se proprio vi devo nominare qualcuno, dato che io seguo i cooking show, io vi devo nominare Damiano Carrara in tutti i sensi, sia a livello tecnico, quindi lavorativo suo, sia a livello di crush, proprio perché ogni volta che lo vedo svengo. Infatti è stato molto triste quando abbiamo scoperto tutti che era fidanzato, ma un uomo del genere non poteva rimanere single così a lungo. I vostri lovely influencer, gli influencer che preferite. Qua io non vorrei sbilanciarmi troppo perché vorrei fare un gioco consiglia a tema, però vi posso spoilerare che io seguo dalla pandemia, per intenderci, i Ferragnez, che mi piacciono molto e mi fanno molto ridere, soprattutto Leo, sempre dalla quarantena in cui non avevo niente da fare, Marti Pal, Giorgia Di Basilio, Laura Brioschi, Cami Hawk chiaramente, Alice Lai Codri, insomma ne seguo un po', però ci sarà un video apposito più avanti, non temete. Il vostro lovely fantastico, il personaggio di fantasia che più amate? Qua ci sarete già arrivati. Se io ho ancora adesso una crush per Tom Felton, secondo voi posso non averla per Draco Malfoy? Sicuramente Baltasar della serie di Evernight, innamorata persa di Baltasar. Ho avuto una crush per Sebastian o Jonathan, come dir si voglia, da Shadowhunter, Pita Mellark da Hunger Games. Il vostro lovely di sempre, colui o colei che hanno superato le barriere del tempo, che nonostante gli anni che passano continuate a seguirlo e amarlo come il primo giorno, o che avete amato e ora non c'è più. Anche qui ribadirei Tom Felton, perché è l'unico che, da quando ho visto i film di Harry Potter, il primo film, quindi che ero veramente piccola, non ho mai smesso di amare. Vi direi lui e basta, perché è l'unico che effettivamente io continuo ad amare nonostante il tempo. Ed eccoci qua alla fine. Adesso voglio sapere le vostre risposte. Io in info box vi lascio ovviamente il tag. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questo video possa divertire i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con l'appuntamento spostato di un giorno in favore di questo tag della reaction, quindi la prima reaction del mese di febbraio. Non vedo l'ora che la vediate perché la aspettavo da mesi. Invece il prossimo tag sarà ovviamente il 6 di marzo. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.